Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Allora ragazzi, video post partita. Dividiamo questo video in due parti. Allora, una parte, il risultato, unica cosa positiva della partita. 1-0, abbiamo vinto 1-0, gol di Rafa Leao, ne parliamo. Siamo ritornati a vincere, quindi abbiamo fatto i 3 punti che servivano. Siamo a 12 punti in classifica, questo è ciò che di buono è successo oggi. Passiamo invece a tutto quello che non è andato bene. E qui ci vogliono 10 minuti, un quarto d'ora. Allora, quello che sembrava un modulo buttato lì, non so con quale criterio, si è rivelato tale. Una squadra spezzata in due tronconi, una squadra che non copriva tutto il campo, tante zone di campo totalmente scoperte, giocatori fuori ruolo, un centrocampo spoglio, povero. Non ho mai visto una squadra capace di fare male all'avversario. Per fortuna quel gol di Rafa Leao, venuto fuori sì da un errore degli avversari, ma poi finito in maniera straordinaria, ed è esattamente quello che devi fare quando ti trovi davanti alla porta dopo quel tipo di partite. Questo a sottolineare ancora una volta quel tipo di errore fatto con il Newcastle, che non deve mai più succedere, perché questo è l'atteggiamento che deve avere un attaccante che guarda la porta e che deve fare gol. Poi magari sbaglierà, poi magari il portiere gliela para, poi magari il tiro va fuori, poi magari prendi il palo, poi magari prendi la traversa, poi magari fai gol. Ma non deve succedere quello che successe l'altra volta. Quindi oggi bene il gol di Rafa Leao, ne poteva fare un altro identico praticamente come costruzione, ma l'ho visto un pochino stanco alla fine, l'ho visto anche lì con un pochino di cattiveria in più, soprattutto con un difensore come Magnani là davanti, che in un sorta da Marcandoni, che ha dato un pochino di fastidio in alcune situazioni. Sarebbe stato bello proprio in quell'occasione fargli gol con un paio di finte o aveva Sesendere, invece ti è mancata quella zampata per fare il secondo gol in quel momento là. Ma va bene, la prestazione di Rafa c'è stata, quindi grande risposta a tutti quanti noi. Dicevamo, una squadra che non è piaciuta, una squadra che ha anche rischiato in qualche occasione, non tantissime, ma anche rischiato in qualche occasione, una squadra che come al solito fioccano i cartellini gialli come se nulla fosse. Prendiamo cartellini gialli in continuazione o per falli stupidi come quello fatto da Musa, che però ha fatto una grande partita, una grande prestazione, una corsa importante del giocatore, polmoni, corsa, gamba a non finire, quindi può anche ricoprire il ruolo che ha ricoperto oggi da terzino destro a tutta fascia, perché con quella gamba, con quella corsa, con quell'applicazione il giocatore lo può fare. E questa è senz'altro una buona notizia. La munizione è stata stupida, perché non serviva assolutamente a niente fare quel tipo di fallo. Tra l'altro a centrocampo il giocatore non stava nemmeno andando verso la nostra porta, un fallo che veramente non ho capito, e si è preso un altro cartellino giallo. Ciao, viene ammonito anche lui per proteste, l'ennesima munizione per proteste di questo campionato, ne abbiamo prese non so quante fino ad ora, quella di Calabria, quella di Giroud, quella di Teo Hernandez, che ne ha presa addirittura 2, sarà la sesta munizione presa per proteste. Ragazzi, queste cose non devono succedere, la proprietà, la dirigenza dovrebbe iniziare a multare i giocatori per queste ammunizioni qua, perché poi quando ci saranno le squalifiche saranno problemi. Si stanno accumulando troppe ammunizioni, ragazzi, troppe ammunizioni. Poi che altro dire, ho visto un Pulisic un pochino che,
che sta facendo un pochino di passi indietro rispetto a quello che abbiamo visto all'inizio della stagione, tranne per quell'occasione in cui ha fatto quella giocata molto ma molto bella, poi ha calciato di sinistro, il portiere ha fatto una grande parata, anche se il tiro non era molto angolato, si poteva fare meglio, ma veramente per il resto ho visto un Pulisic un pochino involuto. Sicuramente mi sarei aspettato di vedere Chukwueze ad un certo punto della partita, invece no. Così come mi sarei aspettato di vedere prima in campo Okafor. Ragazzi, Okafor è un giocatore che riesce a darci quella velocità, quel provare la giocata proprio in quella fase di partita in cui tutti quanti iniziano a sentire la fatica. Quindi intorno al 65esimo, massimo 70esimo, quel cambio lì lo devi fare in automatico. Invece anche oggi 10 minuti scarsi, 10 minuti scarsi, 10 minuti più recupero per Okafor, ma è un giocatore che va tenuto molto più in considerazione. Jovic non mi è piaciuto come è entrato, non mi è piaciuto, lo vedo molto sinceramente un pochino proprio sulle gambe, un pochino appesantito, non lo vedo in questo momento in grado di fare la differenza ed è questo il motivo per il quale Pioli è costretto a mettere Giroud ancora in campo. Ma dico io, ma perché? Anche se non si dice ma perché, ma perché? Perché rende di più l'idea. Non mettiamo Okafor con caratteristiche diverse a fare il centravanti per 20 minuti, 25 minuti. Guardate che quella può essere una buona soluzione proprio con questo tipo di squadre. Poi Jovic ha avuto quell'occasione, lì devi fare gol. Lì devi fare gol. Non ho capito se avesse fatto gol, se gliel'avrebbero annullato perché non si è capito quel fuorigioco che ha dato, di che si trattava, che era assolutamente in linea il giocatore. Ma lì, se avesse fatto gol, poi sicuramente, se era quello il fuorigioco che hanno fischiato, con il VAR il gol sarebbe stato assegnato. Arrivi davanti alla porta lanciato in quella maniera e mi sbagli quel gol in quella maniera. Tra l'altro c'era anche Tomori là sulla fascia, doveva solamente poggiarla in rete il pallone. Cioè, ragazzi, qui bisogna stare attenti su queste cose così importanti. Cioè, queste cose qua fanno la differenza. Se alla fine becchiamo il gol del pareggio, come la mettiamo? Come la mettiamo? Cioè, questa roba qua non deve più succedere. Davanti alla porta bisogna essere cinici, bisogna essere cattivi e lucidi. E lucidi, se là sei stanco e non riesci, non hai la certezza di fare gol, alza lo sguardo, guarda il tuo compagno di squadra, sta solo, la dovrebbe solo poggiare in rete. Non va bene così, ragazzi, non va bene così. Poi che altro? Benissimo, Sportiello. Grande parata su Folorunshu, giocatore che a me piace tantissimo, che ho conosciuto ovviamente qui a Bari. Grande parata su di lui, ha giocato bene anche con i piedi, veramente una sicurezza importante ed è veramente un'ottima notizia. Tomori ha fatto la sua grande partita anche oggi. Kier è sembrato un pochino, sempre un pochino in difficoltà in alcune situazioni, ma tutto sommato, diciamo, la difesa ha fatto un buon lavoro, se non fosse per quell'occasione là che è stata veramente veramente clamorosa, anche perché i giocatori sono rimasti lì a dormire tutti e tre i centrali praticamente. Reinders e Krunic, a proposito di Krunic, adesso iniziamo con la nota dolente. Ennesimo infortunio, Krunic si è fatto male, Krunic si è fatto male, sicuramente questo è l'unico modo per vederlo, diciamo, per non vederlo in campo, però ovviamente siccome noi non è che abbiamo una rosa di 20.000 giocatori, un infortunio di un giocatore è sempre una notizia negativa ovviamente, ma il problema è che non è normale che qua ruotano tutti tranne lui, cioè non è normale. Poi si è fatto male in una maniera, cioè facendo un passaggio di 2 metri. Cioè è un qualcosa che non è accettabile. Poi oggi è uscito fuori che Calabria e Theo Hernandez non erano disponibili, altro che panchina, non erano disponibili per problemi muscolari, per affaticamenti muscolari. Che cosa vi avevo detto l'altro giorno?
Arriva il mese di settembre, di fine settembre, inizio ottobre, e arriva fine settembre, inizio ottobre, e iniziamo con la catastrofe. Iniziamo con i giocatori che si buttano per terra doloranti. Ma cosa fate? Ma cosa fate? Ma è mai possibile che non si riesce a trovare una soluzione? Adesso non ci venite a dire che non è così, che non è di qua, che non è di là, che non sono infortuni, che sono cose normali. No, non sono così normali. Perché iniziano ad essere di nuovo sistematici. Di nuovo sistematici. Ne stiamo già avendo tanti di infortuni muscolari, di giocatori che non sono a disposizione. Ve li devo nominare. Devo iniziare di nuovo a fare la lista. Ogni anno è la stessa canzone, ma è possibile che non si riesca a trovare una soluzione a questa roba qua? Ma è mai possibile? Florenzi bene a sinistra, tutta fascia, devo dire, è entrato Bartesaghi, anche lui abbastanza bene, esordio in campo per il giovanissimo rossonero. Loftus-Cheek è entrato anche lui abbastanza bene. Che altro? Pobega lo stesso. Alla fine il discorso è questo qua. Ci prendiamo i 3 punti, ma non mi è piaciuta proprio la squadra come ha interpretato la partita. Cioè, è stata una partita molto ma molto faticosa, molto ma molto. Siamo stati sempre lì a combattere, a lottare su ogni pallone, ma non nel senso buono, cioè nel senso che non si riusciva ad avere il possesso palla, non si riusciva ad avere non siamo stati mai padroni della partita come all'inizio della stagione. Cioè, questa squadra in questo momento qua sembra una lontana parente di quella che abbiamo visto nelle prime 3 giornate di campionato, dove il Milan ha dominato la partita in lungo e in largo. Cioè, siamo in questo momento qua una fase veramente negativa. Sarà perché non era la squadra titolare, sarà perché inizia a sentirsi un pochino la fatica, ma se inizia a sentirsi un pochino la fatica a settembre, ragazzi, allora alziamo le mani, allora alziamo le mani. Cioè, è sempre la solita storia, è sempre la solita storia. A livello fisico, ogni volta dobbiamo sempre penare. Poi oggi c'è stato, ho detto, queste scelte veramente sconvolgenti dell'allenatore, ma non. Veramente non capisco, veramente non capisco. Giroud, poverino, ha fatto un lavoraccio, ma anche lui non sta. Non mi è piaciuto, ma non ha avuto una palla buona, è sempre anticipato, sempre anche lui lo vedi stanco in questo momento qua. Cioè, ci sono tante cose. In questo momento qua, ripeto, ci prendiamo i 3 punti, ma basta. Ci prendiamo i 3 punti, ma basta. Dobbiamo assolutamente cambiare. Assolutamente, dobbiamo tornare a fare quello che stavamo facendo, a dominare le partite e basta con questi esperimenti di merda. Perché veramente non c'entrava un cazzo oggi fare questo tipo di scelte. Abbiamo fatto una partita anomala, una partita che se non troviamo quel gol all'inizio, questa non la sblocchi mai, non la sblocchi mai. E non è normale. Abbiamo avuto la fortuna di trovare il gol all'inizio e quindi loro hanno dovuto un pochino aprirsi, eccetera, eccetera. E magari potevi ripartire meglio in contropiedi, potevi essere più lucido, più cattivo, invece no. Sempre le solite cose, sempre le solite cose. Non mi è piaciuta la partita. Prendiamoci 3 punti e basta. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, ragazzi, condividete, mi raccomando, il like lasciateli che sono molto importanti. Se ne avete voglia, tasto grazie per le donazioni, abbonamenti, vi voglio bene. Forza, lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai, ciao a tutti.